Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware del Flight Controller ECP Racing F3. Aggiornare il firmware di Betaflight è importante per avere accesso a tutte le ultime novità e garantire un volo sempre più stabile e preciso. Prima di aggiornare il firmware del Flight Controller è molto importante aggiornare il Betaflight Configurator, quindi se all'avvio il software vi dice che è disponibile una nuova versione, scaricatela e installatela. Se è la prima volta che facciamo l'upgrade del firmware, scarichiamo e installiamo i driver CP210 cliccando questo link. Qui scegliete il driver adatto al vostro sistema operativo. Per Windows 10 scegliete questo file. Per poter eseguire con successo l'aggiornamento firmware è necessario fare un ponte tra i due pad del boot. Potete fare un ponte con dello stagno o, se preferite, saldare un piccolo cavetto. Quando il flash sarà concluso, rimuoviamo il ponte o il filo. Quindi saldiamo il filo e colleghiamo il flight controller al PC. Clicchiamo su Firmware Flasher e in questo menu a tendina scegliamo come target ECP Racing F3. Ora scegliamo il firmware. Mi raccomando, scegliete sempre l'ultima versione disponibile. Lasciamo attivati No Reboot Sequence e Full CP Erase. Poi clicchiamo su Load Firmware Online. Infine su Flash Firmware. Una volta terminato l'aggiornamento, scolleghiamo il cavo USB e rimuoviamo il filo. Dopo aver rimosso il filo, riconnettiamo il flight controller. Adesso possiamo fare tutte le configurazioni in base ai componenti che abbiamo installato sul nostro quad. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware dell'ECP Racing F3. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete, potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.